DG Photo Art. It's media. It's art. Del film, i produttori, e per la Maxa Film Fabio Argillo e Mario Santocchio. Vai. Young Precious Agency, Gaetano Agnata. La PAC SRL, sempre Fabio. Siamo il nostro cast, gli attori, la signora che preferì lei. Allora, Maria Rovira. E qui c'è il secondo, il regista del Monolino. Proprio questa tensione che è nata dalla visione di questo film, io vorrei fare questa domanda. Lei si rende conto che avendo accettato il ruolo di madre e di madre napoletana, nell'immaginario collettivo diventa una madre napoletana? E questi due termini, madre e napoletana, sono molto importanti nella civiltà che ci caratterizza, cioè la civiltà mediterranea, l'umanesimo mediterraneo. Lei è cosciente, è conscia di questa cosa che le sto dicendo? Ha prestato volentieri la sua immagine, il suo ruolo, la sua arte a questa verità?
I don't know. Ma sì, sì. I'm here. I try to answer this. I'm not sure. I'm a mother. So I have four children. And I know what it's like to be a mother. I don't know if it matters if you're from Naples or from Los Angeles or wherever else in the world, but a mother is a mother, and a mother has those very passionate feelings. To protect and care for their babies, you know, it's their family. So, and you must do everything that you can to take care of your family. Ha detto lei non sa le madri qua, lei è una mamma, ha quattro bambini. Allora lei comunque è una madre di qui, una madre là, il potere delle madri è sempre lo stesso, è sempre molto forte per proteggere comunque i propri figli. È un sentimento così forte che non pensa che ci sia una differenza. Di certo non è un argomento semplice, però quando uno si immedesima nella scrittura, diciamo, già si sente nel personaggio, quindi gli stati d'anime sono un po' quelli che poi avete un po' percepito, spero, quindi non è mai positivo, ma anche nel carnefice, perché il carnefice, come in questa storia, lui ama Nina, lui sta male, lui non è che è la parte felice della storia, anzi, è la parte debole che poi con la sua pazzia, che poi entra nella pazzia, coinvolge lei e porta lei nel suo dolore. Quindi la vera parte marcia e che sta male è proprio lui. Quindi lei, Nina, ovviamente subisce quello che subisce e starà male, ovvio, ma lei ha un crollo psicologico portato da lui. Alex, invece di inizialmente è nato per gioco. Poi mi è stato detto un po' chi era il cast, quasi quasi non ci credevo, Catherine, Alex, Maria Guerriero, poi tutto questo mi sembra un po', vabbè, vediamo dove ci siamo, dove arriviamo. Poi mi sono convinto quando ho sentito invece il tema del cortometraggio, quindi la violenza sulle donne, che è un tema, diciamo, attuale, che molti di noi magari ce l'abbiamo in famiglia tra conoscenti e non lo sappiamo neanche, e quindi là è stata la cosa che mi ha dato il là per andare avanti, quindi questo è il tutto. Grazie. Ma io non ho risposte, io penso che quello a parlare a me, che mi fa sempre parlare a me, se gira e guarda a me, perché no, dovete sapere che io e Adelmo non ci conoscevamo, non conoscevo nessuno di loro, ma c'è stata una grandissima intesa artistica fin dall'inizio per fare questo corto, ma la risposta ce l'avete voi, perché quello che noi abbiamo suscitato attraverso questo corto, quello che voi avete provato, l'emozione, il disgusto e in un certo senso anche in taluni casi vi siete sentiti partecipi anche, perché no, per qualche situazione personale, vuol dire che noi abbiamo centrato l'obiettivo, perché il corto è fatto con questo, per sensibilizzare queste cose, perciò io ho pianto per un'altra volta, nel senso ormai. Come mai la scelta cioè di fare un corto e non di fare un film che potesse avere più ampio respiro e diciamo indagare un po' più a fondo effettivamente le varie problematiche psicologiche sia del carnefice che della vittima e anche diciamo della famiglia che era intorno alla vittima stessa? Ovviamente è un tema, diciamo che è vero che il pubblico è sensibile, ma poi il lungo si apre tutto un altro discorso. Secondo me una cosa molto importante è che questo abbia delle possibilità che un film potrebbe non avere, uscendo magari una settimana e morire là. Questo invece può girare tanto e c'è una cosa molto importante, su queste cose qui non bisogna mai spegnere le luci, dei riflettori su questo problema. Adesso io vi do dei dati, praticamente c'è una vittima di femminicidio ogni 3 giorni, l'anno scorso sono stati 120 casi,
E la cosa più terribile del mondo che stiamo vivendo adesso è l'indifferenza. Quindi nel momento in cui non si sentirà più parlare, secondo me i casi aumenteranno. È assolutamente è così, è fisiologico. E noi abbiamo fatto un corto perché è una forza anche di fruizione maggiore. Un giorno si potrà fruire su internet, c'è già un suo pubblico molto più veloce. È vero che il pubblico è pronto. Non so per un film, visto i grandi successi di Unziani piuttosto che Cozzalone. Però secondo me non dovremmo mai spegnere i riflettori su questa cosa qui. E la cosa secondo me più importante, il dato più incredibile, è che l'80% delle donne che ovviamente subiscono uno stalking da parte del fidanzato, ex fidanzato, non comunicano alle forze di sicurezza, alle forze dell'ordine, quello che sta succedendo. E questa cosa è tremenda. Infatti l'avvocato parlava delle madri, della loro disattenzione e indifferenza. C'è anche una paura da parte del partner donna di chiamare le forze dell'ordine. Io ricevo 18 messaggi al giorno in cui questo mi dice che io sono la colpa, parlavamo con Alex, io sono la colpa dei suoi problemi, ma io non so. E trasformano questo in amore, che è un amore ovviamente malato. In 10 giorni tra Venezia e oggi abbiamo letto, scusate, Noemi, poverina, la storia dei carabinieri. Adesso non so come andranno, per carità, non so come andranno queste storie, non si vedrà, poi la legge saprà ci dirci, ma la cosa che noi possiamo fare è che abbiamo la fortuna di fare un mestiere, di metterci nei panni, no? E fare in modo che gli altri si mettano in questi panni e quindi dimenticare l'ottica dell'indifferenza. E penso che noi siamo riusciti, perché io vedo le donne che reagiscono, si immedesimano in questa attrice bravissima, in questa mamma stupenda. E secondo me l'operazione che noi possiamo fare è arrivare a centrare questa cosa, a fare in modo che non ci sia indifferenza, ma che la gente che vede abbia questo dono che noi abbiamo da attori, di investire i panni. E in quel momento, quando vedono questa cosa, vestono quei panni là. E questa è una grande magia che solo il cinema può dare. E forse capire che quello che noi stiamo raccontando è proprio nelle nostre case, è il nostro vicino. Ma io, quelle erano bravissime persone, ma ha fatto a fare a pezzi la fidanzata? Io lo vedevo qua, gli portava la rosa. Queste sono dinamiche quotidiane che una volta ogni 3 giorni finiscono esattamente come purtroppo la storia del nostro corto. Grazie.